ragazzi, volevo mettere l'adesivo, ma non si può. Non si può. Non si può, non si può, non si può. Perché non ce l'ho. Volevo staccare quelli che già ho, ma l'adesivo rimane attaccato nel. Quindi non lo posso fare. Appena ti fermi, gli insetti ti salgono di sopra, ovunque tu sia. Ma che cazzo, ma avete rotto le palle! Cioè, non potete immaginare quanti insetti ci sono. C'è pieno di api. Se io apro qua uno snack, mi mangiano. Va bene, ragazzi, direi di allontanarci da qua. Che già gli insetti mi hanno dato fastidio, ma non. Vediamo se posso spostarmi dal. Check. Vi dico. Insetti a go-go. Ma che cazzo! Non potete immaginare quanti insetti qua c'è qua. Camion dell'algida. Qua c'è Vard Schuset. Vard Schuset. Polcircle. Circolo polare artico. Allora ragazzi, mi devo allontanare perché qua le api sono tipo. Ce l'hanno con me, si è fessato con me. Quindi mi allontano. Mi sparo questi bei 100 km. Vediamo di raggiungere una zona un po' più cittadina dove ci sono meno insetti, che non mi posso fermare, che si avventano tipo come. Allora, devo fare 9 km, 9 di no. Va bene, circolo polare artico superato, raggiunto e superato. Che felicità, che felicità. Mancheranno 600 km a Capo Nord circa. Adesso ne devo fare altri 200. No, ne devo fare 268, quindi ne mancheranno 650, penso. Vabbè, ci sta. Ne faccio questi 268. E sarò a un passo, a un giorno da Capo Nord, da un passo, dai. Stasera mi devo studiare Capo Nord, devo capire un attimino se ci posso arrivare sotto il globo con la moto, eventualmente a che ora. Perché fino a luna è aperto, e fino a luna è essere aperto. Cioè andare a luna di notte, ragazzi. Potrei entrare con la moto. Non sarebbe il massimo. Significa che eventualmente mi devo fare una pennichella di pomeriggio. Significa sballarmi un po' tutto, ma me ne frego però se riesco a entrare con la moto fino a sotto il globo, eh? Quindi adesso vediamo. Ragazzi, ho visto il cartello con attenzione attraversamento Ren, quindi conviene attimino. Vabbè che la visibilità è ottima fino a lontano, però conviene un attimino forse ridurre la velocità. Qua hanno disboscato e hanno però piantato di nuovo tutti gli alberi. Vabbè, 1,8 km mi devo spostare. Vediamo se arrivano qua pure gli insetti. Vediamo, contiamo fino a 10. Vediamo se arrivano gli insetti. Sto dicendo di mangiarmi una cosina, che subito gli insetti mi allapano. Già arrivavo prima. C'è neanche il tempo. Adesso è un'ape. No, vabbè.
saranno come gli insetti oggi. Io me ne vado. Tanto devo fare pure benzina. Anche se mancano 260 km. Appena possibile la vorrei fare. Cioè sto facendo strada inutile praticamente. A quanto pare sto facendo strada inutile. Tutto sto lavoro lo sto facendo fare per farmi tornare indietro. Non ci voglio credere. Cioè Google, non ci voglio credere a sta cosa. Ma mi metto un attimino da parte qua. Poi da qui non è che sia il massimo. Però vabbè, dai. Fermate un attimo qua. Allora Google, come a fare? Cioè sto viaggiando al contrario. Cioè forse ho sbagliato strada. Sto viaggiando al contrario. Ma che deficiente. Su deficiente. Comunque ragazzi, non è che mi faccia impazzire il posto di questo albergo. Vabbè, intanto facciamo la strada corretta, e chi qua non c'entra niente. Già ci sono api. Cioè manco il tempo. Polare artico. Sono fatto un po' di strada in più e non c'era motivo. Va bene, va bene. Devo prendere da qui, non da lì. Era per la prossima volta. Ragazzi, dovevo farla questa pausa. Pizza hamburger. Ma che c'è una zona di fresco. Mi sa che qua non c'è. Ah, B&B. B&B. Allora, che ora è? Che ora è? Saranno mezzogiorno, sarà, no? Sarà mezzogiorno. Mettiamoci qua. Ok. Facciamo una pausa. Quasi quasi mi prenderei un gelato. Ragazzi, sono a benzina. E poi ripartiamo. Abbiamo mangiato il Magnum. Il Magno, abbiamo detto il Magno, perché praticamente c'è l'algida praticamente tutto il mondo, però cambia nome. Io ero convinto che fosse italiana, poi non lo so se magari è italiana. Però di fatto qui la TD è coricatissima. Ok, facciamo benzina. Andiamo a prendere la chiave. Allora, per il Magnum mi hanno ancorato 2,60€.
per un Magnum. Invece per 9 litri di benzina 175 corone, che dovrebbero essere circa 15 euro. Ok, mettiamoci in marcia. Vamos. Va bene, ciao Algido svedese. €2,60 un magno. Buon, economico. Va bene ragazzi, prossima pausa, sempre con il mercato, me la faccio, perché stasera non ho cosa mangiare. Ragazzi, ragazzi, una renna. Ciao. Bellissimo, 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 bellissimo. Ah, c'era quel signore, quello che mi lampeggiava con i fari. Di solito i fari significano, no? Sapete quello? E invece era per indicare che c'era una renna. Meraviglioso, vedere la renna in mezzo alla strada è una cosa bellissima. Era un po' deperita però. C'è da morire, questi sono proprio impazziti. Ci posso fare? Ma che ci posso fare? Tanto mi faccio una pausa perché mi sono sparato 90 chilometri. Veramente, questo è il posto dell'autobus, mi sono sparato 90 km e mi sparo una pausa sia io che la Titti. Ci facciamo una bella pausa sia io che la Titti. Tolgo un attimo il casco. Acqua, acqua, pigia la laica. Già 3 api. Ragazzi, non vi sto scherzando, ma ci saranno una ventina di api. Ma no, per esagerare, proprio senza esagerare, una ventina di api ci saranno. Cioè, non lo capisco io come mai. Oh. Vamo, ripartiamo. Ah, oh, gli devo abbonciarci i cazzolai. Minchia, non ti puoi fermare che le api proprio ti assalgono. Proprio ti assalgono. Cazzo, non ce n'è fiori qua. Ah. Pazienza, pazienza. Ma ragazzi, già sto panco di nubi che non mi convince. È vero che io sono ai margini, lo vedo a sinistra. Però non lo so, non mi convince. A fermarmi e mettermi l'antipioggia, posso arrischiare. Comunque io sono ai margini. Vabbè, se comincia a vedere pioggia magari mi fermo. Allora, ragazzi, vorrei provare a fare un'altra pausa, vediamo se le api anche qua mi assalgono. Anche se la volevo fare in una pompa a benzina, centro commerciale, insomma, una di queste aree di sosta un po' più grandi. Dai, mi fermo un attimo qua, vediamo se mi assalgono. Ok, bisogna di fare una pausa, anche perché ho fatto già 200 km
Poi mi sono fermato, le api mi hanno assalito e quindi sono scappato. Ora facciamo di nuovo e vediamo che succede. Vediamo se arrivano le api. Giusto 5 api, non tantissime, dai. Ma poi che cazzo di api sono? Api che non hanno paura di un cazzo. Oh, di no, non posso fare pause. Mi sa che la pausa me la prendo lunga appena trovo un po' di benzina. Come ho fatto la prima. Col gelato. Oh, ragazzi, ho fatto, vuol dire, 120 km senza trovare una stazione di servizio. Proprio zero. Cioè io ho avuto il pieno prima, quindi problemi non ne ho. Però attenzione in queste zone, che rischiate di rimanere senza benzina. Poi attenzione, magari c'è qualche paesello vicino, però non ho visto granché svincoli. Non riesco a fare pausa perché ogni volta che mi fermo, a causa di questa mancanza di pompe di servizio, di centri commerciali, appena mi fermo ho subito l'assalto delle api. Quindi sto 2 minuti, 2, e poi sono pieno e mi siedo e me ne vado. Quindi non sto facendo per niente pause oggi, se non brevissime. Proviamoci a mangiucchiare qualcosina. Se apro uno snack, mi mangiano le api. Se lo mangiano loro. Ragazzi, è proprio una meraviglia, è una meraviglia. Ora, fra l'altro, ci avviciniamo anche un po'. Bella adatta per il posto, no? Ma ragazzi, in teoria qua mi sono fermato per fare il cambio della memory card, però anche qui le api, oh, l'assalto. Mi mancano ancora 100 km per arrivare, 1 ora e 20. Ho più di mezza tanca di benzina, 3 quarti, quindi continuo. Mi sono rimaste le ultime 3 memory card, fra cui una già l'ho inserita, quindi le ultime 2. Sto bruciando un delirio di giga per fare sti video. Va bene, va bene, va bene, spero che vi piacciano. Anche qua ci saranno un sacco di api. Comunque, fermiamoci un attimo, facciamo la prova. Vediamo se è come penso io, sarà pieno di api. Mi devo fermare pure perché ho visto un motociclista. Norge. Sono lì i motociclisti. Vediamo quanto ci stanno qui le api a mangiarmi. Ah, ragazzi, mancano 99 km. Sono all'Appia Suando. Insomma, è di sosta con Graziosa. Un mortincino di questi. Fenn, finlandese. Casa apparecchiato devo pranzo.
cos'è questo posto? Un campeggio all'aperto. Ma ci sono tipo ristoranti forse? Hotel, caffè, toali. Viaggiatori in bicicletta, viaggiatori in camper. La maggior parte sono in camper. Qua si può andare a vedere. Vediamo che cosa mi dice questo signore. Mi sta salutando, quindi ci può pigliare. Bello ragazzi, me lo faccio, ve lo regalo, ve lo regalo. Ora dobbiamo fare inversione. Cioè voglio andare a vedere a quei ragazzi che erano in bici. Che se sono bravo io con la moto, immaginate quelli in bici. Ma qua c'è un bello spiazzo, ne possiamo fare inversione. E lo facciamo. Facciamo inversione. Qua fanno tipo pure i falò, fanno. Se si piazzano col camper. E se è il caso ti fanno pure il falò. Mi riregalo il ponte. Se poi facciamo un giro e vediamo quei ragazzi che erano in bici. E in bici qua è strano però, perché comunque dico c'è l'autostrada. Dove sono arrivati? Forse da questa stradina dove sono io ora. Quella è una specie di autostrada. Poi magari qui è consentito, magari in queste statali così, scorrimento veloce, che non è un'autostrada, è una statale. Magari è consentito. Là. Tedeschi, norvegesi, e la nostra ragazza con la bici, ragazzi, su signore. Non c'è qualche italiano, finlandesi, svedesi, norvegesi, tedeschi. Non vedo italiani ragazzi, mi dispiace. Niente italiani. Andiamo qua. C'è qualche italiano. C'è davanti alla di questa zona. Finlandese, francese, credo che si chiama finlandese. Sto col Volvo N e questo col camion bianco N. Nessuno con la I, quello col. Ci sono diverse moto con questo carrellino dietro. Vabbè, abbiamo 98 km e tondi tondi. Spero di non dover fare altre pause, anche se la farò sicuro. Intanto sono 17 km e ci facciamo bene alla grande. 45. E 45. Mancano ancora 81 km. Io questa devo percorrere per 25 km. E sia. Al solito qua, fiumicello, laghetto, bellissimo. Spappapavarra. Asperavarcaravarra. Ragazzi, c'è un viaggiatore in bici, super carico. Ha fatto una faccia strana. Forse non l'ha capito che volevo salutarlo.
capito che doveva fare, ha avuto un problema. Ma doveva fare inversione, sto vedendo girare dallo specchietto. Non l'avevo capito. C'è anche un benzinaro e io mi faccio un'altra pausa. Mi mancano 57 km. Benzinaio farei il pieno, visto che mi mancano 60 km, che dite? Sono a mezzo serbatoio. Non dico il pieno, ma quasi. Facciamo il pieno pieno, però facciamo un bel rifornimento, dai. Così poi mancano 7 km e domani mattina non ho problemi. Ok, facciamo la benza. Facciamo la benza. Yeah. Da qui. Giusto. Sagen. Sagen Pellets. Allora ragazzi, io mi fermo un attimo e poi mi faccio la Benz. Intanto mi fermo un attimino qua. Ora ci piglio da Gastis Godkagen. Vabbè. Ragazzi, devo fare benzina, però non hanno il contact, quindi devo fare per forza la carta. Siccome c'è un mezzo tanca di benzina, devo fare solo 60 km. Me ne frego. La faccio domani mattina. Oppure svuoto la moto e la vado a fare, vado a fare un giro. Che tanto arriverò presto. Alle 3 sarò già lì. Come devo fare anche. Pensare anche alla cena. Lo so, vediamo. La cittadina. C'è odore di gelsomino, ragazzi. Che sono ste casermoni qua? A scuola? Sembra la scuola. Badus. Super pulito, ma al solito. Ragazzi, in questo paese, non in questo paese nel senso proprio in Svezia, ho visto pochissima polizia, davvero molta poca. Care suado. Queste piante fanno un odore stranissimo. Va bene, attraversiamo qua il fiume. Torne al Vedurgia. Sì,